È chiaro che stiamo provando a mettere in piedi velocemente tutti quelli che sono i nostri punti di riferimento nel territorio, in maniera che si possano velocemente, come dire, organizzare e far partecipare allo sciopero quanta più gente possibile, perché lo sciopero di giorno 7 è uno sciopero importante, fondamentale forse per la categoria. Maurizio Grosso ha spiegato cosa prevedono gli articoli 20 e 21 della finanziaria per i forestali. Gli articoli 20 e 21 della legge finanziaria massacrano definitivamente il comparto agroforestale. Pensate che tagliano 50 milioni di euro rispetto al bilancio del 2013, prevedono un massimo di giornate quali quelle effettuate l'anno scorso al 31/12/2013, l'accorpamento di ispettorato ed aziende precisate. I lavoratori addetti all'antincendio transiteranno all'azienda al raggiungimento del 55° anno senza che questi vengano rimpiazzati da altri lavoratori, il blocco del turnover, una serie di provvedimenti che metteranno seriamente in difficoltà non solo i livelli occupazionali, ma creeranno sicuramente dei rischi seri per quanto riguarda il patrimonio boschivo e forestale siciliano. Ecco cosa chiedono con lo sciopero. Noi intanto chiediamo al Presidente della Regione che congeli questi due articoli e poi naturalmente chiediamo le dimissioni dell'assessore all'agricoltura e dell'assessore al territorio e ambiente, nonché chiediamo che vengano garantiti i livelli occupazionali, quindi che vengano reperite le risorse per garantire i livelli occupazionali del 2011, ossia l'anno in cui i lavoratori forestali lavorarono rispettivamente per contingente 101, 151 e 180 giornate lavorative. E quale terzo punto chiediamo che la Regione siciliana immediatamente acceleri l'iter procedurale per l'approvazione della nostra proposta di legge di iniziativa popolare sulla stabilizzazione di tutti i forestali dentro un quadro di pubblica utilità.